Non uccidermi, ti prego, non ho niente qui. Un'altra sfidante. Sembra essere passata un'eternità. Forse hai dimenticato le regole del gioco. Lascia che ti rinfresca la memoria. Ok? Gioca la carta scoiattolo. E se giocassi la lupo? Vabbè, facciamo come dice il tizio oscuro strano con gli occhi sbilecchi. Carta scoiattolo. Mettiamola qui. Ora gioca il tuo ermellino. Il mio ermellino, ok. Gli ermellini costano uno di sangue. Una morte onorevole. Gioca l'ermellino. Perché ho dovuto uccidere il povero scoiattolo? Signor ermellino, why? I lupi richiedono due sacrifici. Non ne hai abbastanza. Suona la campana per terminare il tuo turno e per dare inizio al combattimento. La campana, questa? Il tuo ermellino non ha rivali. Il numero in basso a sinistra è la sua potenza dell'attacco. 1. Wow! Ti ho fatto male, infame! Il tuo ermellino mi ha inflitto uno di danno. L'ho aggiunto alla bilancia. Vinci se riesci a far pendere completamente la bilancia dalla mia parte. Così. Ok. Tocca a me. Coyote! No, il coyote è più forte però! Però il mio ermellino ha 3 di difesa, vedi? Il tuo ermellino sta bloccando la strada al mio coyote. Ah! Il mio coyote ha inflitto 2 danni al tuo ermellino. Ciò significa che la salute del tuo ermellino diminuisce di 2. Se la sua salute raggiunge lo 0, la creatura muore. Peggio di Squid Game sta roba. Tocca di nuovo a te. Puoi pescare dal tuo mazzo, oppure puoi pescare uno scoiattolo. Peschiamo un altro scoiattolo. Che partita monotona. Scusa, ok. Giochiamo un lupo. Ti mancano dei sacrifici per... Ok, allora giochiamo uno scoiattolo a battilo. Ok, che ha 1 di difesa, che schifo. Posso attaccarti? Posso fare qualcos'altro? Un lupo richiede 2 sacrifici. Poverini, scusatemi. Oh, ehi, fermo. Mi ha parlato, la carta mi ha parlato. Ma cosa con che carte stiamo giocando? Non temere. La bestia è stata sacrificata, ma non è stata rimossa dal tuo mazzo. Ah. La sua sofferenza è stata reale, ma non sarà l'ultima volta. Continueranno a soffrire ogni volta che li sacrificherò? Ma stiamo scherzando? Vabbè, ho finito il turno, suono la campana. Sì, arato! Dato che stai imparando, salterò il mio turno. Gentile. Di nuovo la stessa scelta, una carta casuale del tuo mazzo o la certezza di pescare uno scoiattolo? Vabbè, dai, carta casuale stavolta. Tartaruga di fiume! 2 sacrifici. Il problema è che non posso vederla... Ah, lo posso vedere l'attacco bene. Ok. Va bene. Il problema è che non posso sacrificare, saltiamo il turno. Sì! Ti ho battuto! Se infliggi 3 di danno, metti 3 pesi sulla bilancia. Passo. Ok, continuiamo a pescare uno scoiattolo così creiamo sacrifici. Qui e lì, su e giù. Papparipù, voglio sacrificare. Non voglio sacrificare, voglio continuare ad andare avanti così. Stiamo andando bene. Ti sto facendo un mucchio di danno. Hai vinto questa partita. Ok. Ma non saranno tutte così semplici. Va bene, va bene. Lascia che racconti la tua storia. Ah, sì. Come la mia sta... Ti sei persa nel cuore della foresta. Davanti a te è comparso un unico sentiero. Ok. Ma che razza di gioco è? Dungeons and Cartons. 2 creature del bosco si sono avvicinate con esitazione. Il gatto immortale. Se lo sacrifichi, il povero animale non muore. Poretto. E qui? La vipera corrosiva. Il danno provocato dal suo morso velenoso è sempre letale. Solo uno può impreziosire il tuo misero mazzo. Il gatto immortale e la vipera rilascia una roba tipo caustic di Apex. Ma il gatto costa meno ed è immortale. Il gatto mi piace, mi sono sempre piaciuti i gatti. Vieni gatto, vieni nel mio mazzo. Un'altra creatura si aggiunge alla tua carovana. Bello. Cioè è molto inquietante come gioco. Qualche creatura della foresta sembrava disposta a seguirti. Ok.
Hai trovato un sacco abbandonato. Hai trovato uno scoiattolo in una bottiglia da rompere in caso di emergenza. Scoiattolo d'emergenza, boy! E prendine un altro. Grazie. Un altro strumento utile. Ti permetterò di usarlo per spostare il peso sulla bilancia. Ok. 3 oggetti sono il massimo che puoi trasportare. Va bene, quindi là ho deciso che oggetti portarmi. Oh! Hai subito un'imboscata mentre attraversavi un terreno accidentato. Oh no! Mi hai sacrificato mentre stavo dormendo! Era la mossa giusta, lo capisco, forse. Mi aiuterai? Tocca a te. Per ora stai al gioco. Cosa vuol dire? Forse mi può dare una mano? Ora puoi vedere le mosse in anticipo. In che senso posso vedere le tue mosse in anticipo? Giochiamo uno scoiattolo allora. Per sacrificarlo. E la roccia cosa fa? Mi protegge? Vedo che ha un lupacchiotto. Devo sacrificare il gatto, perché il gatto è immortale. Sì, vai gatto. Pensaci tu che puoi sempre tornare. Devo ricordartelo, i tuoi oggetti. Ok, posso prendere uno scoiattolo. Un altro. Così prendo lo scoiattolo e uso l'ermellino. Grazie. Perfetto. Andiamo. Grande. Saltiamo il turno. E sbam. Oh no. Il lupacchiotto si è Oh. Fa attenzione al grintoso lupacchiotto. Cresce in fretta. Cosa vuol dire? Ok. Prendiamo il gatto tanto immortale. Lo posso sacrificare. Se prendo un altro scoiattolo e lo metto qua e sacrifico il gatto con la tartaruga del fiume, dovrebbe... Vedi, il gatto non muore mai, anche se l'ho sacrificato. Lo sapevo. Ti ho abbattuto con la mossa speciale del Gabby. Ora salterò di nuovo il mio turno e ti attaccherò. Bene. Oh no, si potenzia. Il pipistrello volante si libera oltre le creature per sferrare un attacco diretto. Ah! Però ho messo la cosa in difesa, quindi va bene così. Peschiamo un altro mazzo, sto imparando. Andiamo avanti così, dai. Attacca, sì! Oh cavolo. Peschiamo un altro scoiattolo, che sono facili da sacrificare, non servono a nulla. Ora usiamo di nuovo un lupo. Un lupo a 2 di vita, non va bene. Sacrifichiamo il gatto e lo scoiattolo per il lupo. Mettiamolo qua. Siamo pari ora. Bene. E ora mettiamo... Bam! Sì! Ok, passiamo un altro lupo. Ottimo, sacrifichiamo di nuovo il gatto e la tartaruga del fiume. Mamma mia, che forte che sono! Bam! Un attacco sferrato incredibile. L'abbiamo quasi battuto. Ah, l'ho battuto! Hai vinto! E ti sei rimesso in cammino, lasciandoti alle spalle il terreno insanguinato. Vai così! Sono forte! Sono forte, ragazzi! I'm the best card caravan! Vediamo qua. Il giovane lupacchiotto. Cresce e diventa un lupo dopo un solo turno. Ok, buono. Un docile passero, una creatura volante poco costosa, anche se debole. Va bene, le prendo. Ah, ho scelto il passero, che era poco costoso. Forse era meglio il lupacchiotto, ma ho già un lupo, non importa. Oh! Nella nebbia hai trovato delle strane pietre. Oh, cavolo. Sei stata costretta a scegliere un degno sacrificio. Ma sono un maschio! Un sacrificio che andrà perduto per sempre. Oh, no. Perché devo... No, il gatto no, il gatto era assurdo. Sacrifico il passero, che l'ho appena preso, ma non importa. Mi dispiace. Scegli me. Hai esaminato il tuo serraglio, hai scelto una creatura sana. Perché devo scegliere te? Perché? Perché devo scegliere te? Ma me l'ha chiesto lui a sto punto, scegliamolo. Quale onore. Ah, ok, l'ho potenziato. Uno spettacolo raccapricciante. Ma ora l'anima del passero vive in Ermellino. Che vuol dire? Che si sono uniti? Ermellino sa qualcosa. Però sono curioso di sapere cosa mi vuole dire. È questa cosa dell'ermellino segreto. Ammirate il mio totem. Mi incide sulle mie carte canide con il sigillo volante. Cosa fa? Cosa vuol dire? È completamente folle, lo vedi, giusto? Non ha riguardo per le regole. Patetico, seriamente. Che cosa vuol dire? Ma tiene con sé solo per vedermi soffrire. Ma scusami, vabbè, ti aiuterò, ci vendicheremo, ok? Per adesso metterò il mio solito gatto matto fatto. Al momento non puoi giocare, però il tuo scoiattolo... Il mio scoiattolo che cos'ha il mio scoiattolo? Il mio scoiattolo è qua. Ok. Mettiamo lo scoiattolo e ora mettiamo il gatto e sacrifichiamo lo scoiattolo per il gatto.
Va bene. E ora posso usare l'ermellino. Così viene anche qua. Di nuovo in gioco. Contento tu, contenti tutti. Ok, per adesso andiamo avanti. Bam! Attacco volante. E ora? Il tuo totem ha confermato al mio coyote la capacità di volare. Ma non è il mio totem! Ah, no! Ah, mi hanno fatto male! Oh, cavolo. Vabbè, senti, facciamo una cosa. Mettiamo un altro scoiattolo. E adesso, ragazzi, mettiamo gatto e scoiattolo. Gatto immortale. Bene! Ora tocca a me farti il sederonzolo. Bam! Dolore! Ah, il gatto immortale. Però mi prende danno lo stesso. Tartaruga del fiume. Ora sacrifichiamo quella e il lupo per avere un'ottima difesa. Bene, la mettiamo qui. Ok. E ora attaccate! Bene. Sì! Aia, mi avete fatto male! Sto per perdere! Che sta facendo? Bene, si è tolto il totem. Hai perso! Perché ho perso? L'unico modo per stemperare la mia delusione è trarre insegnamenti da questa esperienza. Alzati! Perché? Alzati dal tavolo! Ok, oh no. Prendi il candeliere che si trova sulla botte accanto alla porta. Sulla botte accanto alla porta? Ah, ok. Devo... mi sto muovendo! Candeliere? L'ho preso! Portalo qui! Ma dove siamo? Cos'è sto posto? Tu chi sei? Ok, non voglio guardarti. E qui? Ci sono dei codici, ma non so come aprirlo. Un quadro. Ma che razza di posta è questo? Che razza di posta... Ok. Guarda la sua mano. L'ho messo. Ora rimettiti a sedere. Ok, scusa. Scusa. Lascia che ti spieghi una cosa. Cosa succede? Quello è stato uno dei tuoi due errori che puoi commettere qui. Se ne commetti un altro, dovrò sacrificarti. Ora, dove eravamo rimasti? Oh cavolo, oh cavolo, quindi me l'ha abbonata sta partita. Me l'ha abbonata? Un subdolo corvo, il flagello dei cieli. Ok. E un altro passero. E un altro gatto. I gatti mi piacciono, sono strautili. Però forse un corvo mi tornerebbe utile. Prendo il corvo. Ok, perfetto. Ora devo scegliere se andare in una delle pietre o al campeggio. Andiamo al campeggio, non ho mai provato. Che succede qui? Ti sei imbattuto in un gruppetto di sopravvissuti. Con i volti scavati dalla fame, si accalavano intorno ad un falò. Che termini usa? Esiste accalavano? Hanno guardato il tuo gruppo di creature e ti hanno fatto cenno di avvicinarti. Vieni, scalda una delle tue creature vicino al fuoco. Ha detto uno. Scaldala vicino al fuoco, così ne potenzierai il valore di potenza. Ha detto un altro. Hai notato uno dei sopravvissuti pulirsi la bava dalla bocca? Beh, è sempre che pulirsi il sedere con la carta igienica, dai. Allora, chi sacrifico? Chi gli do la potenza? Potremmo darla al gatto, così gli viene uno d'attacco. Però secondo me... Che succede? Vuoi andare tu? Te la diamo a te, dai. Ermellino, prendila tu. Il fuoco ha scaldato Ermellino, potenziandone il valore di potenza. Uno dei sopravvissuti si è allungato verso la creatura. Un altro ha dirignato i denti. Senza una parola hai tirato Ermellino via dal fuoco e te ne sei andato. Ok. Bene. Meno male. E qui? Oh, un'altra trappola. No! Cavolo! C'è una via d'uscita per entrambi. È da qualche parte, in questa schifosa casetta. Silenzio, o ti ridurrò in pezzi. Ermellino, ne parliamo dopo. Oh cavolo, lui ha un grizzly! È fortissimo! Ok, Ermellino, che facciamo? Ermellino, devi proteggermi tu. Mettiamo intanto uno scoiattolo. Abbiamo uno scoiattolo? Sì, scoiattolo messo. Ok, adesso lo sacrifichiamo per il gatto. E il gatto lo mettiamo qui. Ok, ora... mettiamo Ermellino qua. Ok, così fa attacchi volanti. No? No? Sì? Questo punto? Sei sicura? Scusami Ermellino, non lo so. Forse ti devo sacrificare, che è meglio. No, non ti sacrifico. Attacchiamo. Bene, bene. No, il grizzly si è avvicinato. Ah! Ermellino! No! Cavolo, mettiamo uno scoiattolo e mettiamo la tartaruga del fiume. Così resisterà un po'. A posto. A posto, dai. Ah!
Gli ho fatto uno di danno e me l'ha quasi uccisa. Ok, prendiamo una carta. E ora ho un corvo. Il corvo cosa fa? Il corvo ha due d'attacco. Gli facciamo ancora del male, dai. Dai. Non so, gli ho fatto del male, però me l'ha distrutto. Mannaggia. Perché ho messo uno scoiattolo a uno di difesa? Mi farà del male, mi farà tanto male. Ah! Ok. Ok, mettiamo ora uno scoiattolo e ora ti faccio sedere a stelle strisce. Ora mettiamo il lupo. E ora attacchiamo. Oh! Ok, mi ha distrutto di nuovo, grazie. Cosa abbiamo qui? Un altro lupo. Quanti dadi ho? Ce ne ho ancora un po'. Ok, ok, bene. Questa volta ti spacco. Questa volta ti spacco il tuo grizzly. Sacrificio disumano. Attaccalo. Bam, addio grizzly. Adesso sono più forte io. Attaccate. Boom. Si ritorna in bestia. E cosa ci faccio? Non hai più spazio. E allora attacchiamo. Continuiamo a massacrarti. Non hai più carte? Non hai più carte? Mi dispiace per te. Ti massacro con il lupo. Ti distruggo. L'ho battuto. Ok, carte casuali, andiamo a destra. La destra mi piace di più. Ok, ora qua, carte forti. La rana. La rana toro, sempre molto vigile, salta per bloccare. Un altro gatto e un altro corvo. La rana toro ha difesa alata, quindi se lui attacchi alati mi difende alatamente, vero? Quindi l'ho presa. Dobbiamo prendere quelle carte utili. E ora possiamo potenziare di nuovo una carta. Che facciamo, Ermellino? C'è un altro gruppo di sopravvissuti, ma che facciamo? Allora, dobbiamo mettere sempre una creatura. Allora, ragazzi, questa volta... quale scelgo? Impossibile. Impossibile cosa? Io andrei a potenziare... La tartaruga del fiume è potenziata, sarebbe veramente forte. Però, Ermellino, ti voglio potenziare a te, che sei il mio migliore amico. Vai, Ermellino! Il valore potenza di Ermellino. Come uno dei sopravvissuti ha cominciato a estrarre il coltello dalla tasca, ti sei allontanato. Mannaggia sti sopravvissuti pazzi. E adesso cosa c'è? Un boss? Oh, nose. Ah! Che paura! Cos'è sta roba? Ti è sembrato che gli alberi si chiudessero tutto attorno a te, mentre scendeva una nebbia gelida. In lontananza hai sentito il tintinnio del metallo sulla pietra. Una figura azzoppata si è posta sul tuo cammino. Era il prospettore. È lui. Ma si è messo una maschera. Non è la sua vera faccia. Che faccia hai? Ok. Ok, non va bene. Non posso pescare altro. Mettiamo sempre come al solito uno scoiattolo. E poi lo sacrifichiamo per il nostro amico gatto, che è la nostra arma migliore. Bene. Ora metteremo il lupo. No. Non puoi sacrificare la roccia che non ha sangue. Ah, niente. Vabbè. Lui cos'ha? Dei coyoti. Dei maledetti coyoti. Non voglio che muoia il mio gatto. Ah, mi sono avvicinati e me l'hanno ucciso. Maledetti. Sta facendo il prospettore di nuovo. Boss facile. Il mulo è cruciale. Come il mulo è cruciale? Cosa vuol dire il mulo è cruciale? Ah, mi distruggerà. Mi distruggerà. Il mulo. Il mulo. È qualcosa con il mulo. È qualcosa con il mulo. Mettiamo uno scoiattolo, ok? E sacrifichiamolo per l'ermellino. Lo mettiamo... Dove lo mettiamo? Andiamo qua. Ok. Cosa vuol dire ok? L'ho attaccato. Che vuol dire il mulo è cruciale? Questo mi massacra. Questo mi massacra. Ce la posso fare, dai. Per adesso andiamo avanti. Bene. Aia. Aia. Mettiamo uno scoiattolo qua. E adesso scusami Ermellino. Scusami Ermellino. Wow, davvero, scusami Ermellino. Scusami. Dobbiamo battere il grizzly. Andiamo ad attaccarlo. Bene, distrutto. Aia. Dai, ce la posso... No! Ho perso di nuovo. Più oro per me. No! Cosa? Cosa? Cosa succede? Pensavo di aver giocato bene le mie carte. Pensavo di averle giocate bene. È difficile. Oh. Non sei ancora morto. Questo non è il purgatorio. Anche se potresti pensarlo. Prima che esali l'ultimo respiro, devo chiederti un favore. Vorrei un ricordo. Cosa vuol dire? No. La tua carta della morte personale.
Il momento è piuttosto basilare, non trovi? Ci impegneremo per cambiarla. Voglio che sia un ricordo perfetto di te. Ecco qualche carta del tuo mazzo mediocre. Cosa vuol dire? Possiamo farne buon uso. Scegli una carta con cui ottenere il costo. Carta del gatto. Il costo di uno di sangue da gatto. Ah, praticamente possiamo scegliere quale... Io voglio essere una carta più forte, non voglio essere la carta del gatto. Vabbè, ho scelto la carta del gatto. Scegliene un'altra, questa volta userò la sua potenza e la sua salute ai numeri. Allora usiamo la carta del lupo. 3 di potenza e 2 di salute da lupo, vai. Ora scegli una carta della quale ricaveremo i sigilli. Quella dei difesa alata, è buona? Un sigillo di balzo potente da Rannatoro. Stanno creando la mia carta! Non ti ho chiesto come ti chiami. Gabby? Posso creare la carta Gabby? Non resta che l'ultima questione, il ritratto. Che vuoi fare? Oh mamma! Sei pronta? Non serve che sorridi. Ok. Ci risiamo. Un altro sfidante. No, non di nuovo. Forse è giunta l'ora. Forse sai... No, devo ripartire. Devo ripartire. L'ingegnoso possum costa 2 ossa. Guadagni un osso quando una delle sue creature muore, qualunque sia la causa. L'ermellino è tornato. Ermellino. No, per me puoi giocare il tuo scoiattolo. Ok. E si riparte, no. Vabbè, battiamolo di nuovo. Hai ottenuto un osso dalla morte della tua creatura. Non lo perderai finché non verrà usato, o la battaglia non sarà terminata. Ok. Serve per l'opossum. Ok, attacca, boy. Attacca, ermellino. No, di nuovo. Scusami. Ma devo fargli sedere. Ora posso... Ho ottenuto ossa per l'ermellino, bene. Lui va ad ossa. Ottimo. Andiamo avanti a batterlo così. Sì, ti ho battuto. Ma quindi è proprio un roguelike, si riparte. Oh. Ho dimenticato la tua statuetta. Alzati e portamela. Cosa vuol dire? È di fianco alla cassaforte. Oh cavolo. È qui. È questa? La mia statuetta. Ma cosa c'è qui dietro? Stanno facendo le foto. Secondo me per creare altre carte. Questa cosa è il mio vecchio deck? O è quello che sta giocando lui ora? Credo. Continuiamo. Ah, la statuetta per muovermi. Si riparte praticamente. L'efferrato serpente a sonaglie, una creatura fragile. Si riesce a sconfiggere le sue zanne mostruose. L'esile coyote, ma cosa ti aspettavi per 4 misere ossa? Lo scarafaggio. L'invincibile scarafaggio ritorna nella tua mano dopo la morte. Oh, interessante. Prenderò lo scarafaggio, mi sembra interessante come carta. Ha un potere speciale. Sai, sei libero di rialzarti per far circolare il sangue. Tranquillo, andrò avanti così. Ora prendiamo nuovi oggetti. Qualche gettone di ossa per le notti piovose. È tipo un Binding of Isaac ma con le carte, bellissimo. Se lo ritieni necessario, con quelle puoi tagliare una delle mie carte. Ah. E questo cosa fa? Salva Danaio. Ottieni immediatamente 4 ossa. Questo all'utente. Metti un peso sulla bilancia, il dolore è solo temporaneo. E questo? Puoi tagliare una delle carte del tuo avversario distruggendola. Lo prendo. Così il tuo grizzly muore. Essendo già sovraccarico con 3 getti, stai andando avanti. Bene. Un'altra boss fight, dai. Facciamoci questa. Ma io volevo l'ermellino. L'ermellino deve dirmi roba. Vabbè, mi sta facendo valere. Sei intelligente o cosa? In genere non si prende neanche la briga di spiegare le ossa. Va bene, eccoti una dritta. Vedo nel passato una vittima scrivere un codice nel regolamento. Cosa vuol dire scrivere un codice nel regolamento? Ma non è un aiuto? Ma che razza di aiuto mi hai dato, ermellino? Ermellino, ma che mi stai a dire? Ti mando qui, ermellino, vai. Che pessima giocata. Grazie, ermellino. Vedrai che vinciamo, invece. Oh. Pessima giocata a chi? Pessima giocata a chi, eh? Pessima giocata. Ma che pessima giocata vuoi pessima giocatare? Bam! Guarda la pessima giocata. Come sei brutale.
Mi inflitto più danni di quanti mi servissero per vincere. Tuttavia, nel mio gioco, tali prodezze vengono ricompensate. Per essere precise, avrei un dente per ogni danno aggiunto inflitto. Al cacciatore potrebbe interessare il tuo bottino. Ma quale cacciatore? Ma che cosa stai facendo? Che stai a fare? Se desideri, ora puoi alzarti. Mi darà tempo per pensare alle prossime mosse. Quindi posso vederti alzarmi? Non sono un tiranno. Puoi alzarti ogni volta che la mappa non è srotolata. Ok. Ma mi dà tempo di pianificare il tuo prossimo incontro. Ma tieni giù le mani dai miei averi. Io li voglio i tuoi averi. Sono qua dentro. Devo trovare il codice. È questo il codice. È l'ermellino. Ma devo decidere la carta. Quindi questa volta prendiamo... re dei ratti. Gabby! La carta Gabby! La carta Gabby! La prendo! Sono io! È la mia vita precedente! Assurdo! Assurdo! Non puoi prendere più di 3 oggetti e ne hai bisogno di 3. Oh cavolo. Forse accetterai invece questo dono da parte della mia amica? Hai un'amica? Topo da Soma! Il prudente Topo da Soma. Uno zaino ben rifornito può sempre tornare utile. Wow! Grazie! È un piacere. Ok, andiamo qui. Bene. Mi hai guardato nel regolamento? Lì c'è decisamente un codice scarabocchiato. Stava cercando il sigillo della rana toro. Un codice dove? Dov'è il regolamento? C'è un codice e il sigillo della rana toro? Devo leggere? Sì, c'è un codice! 273 nel regolamento! 273 è della prima. C'è un codice per la cassaforte. Grazie Ermellino. L'ho visto. Carta Gabby, solo un sacrificio. Ce la giochiamo, fammi vedere. C'è una puzzola e un passero che può attaccarmi direttamente. Però io per adesso mando la carta Gabby e la metterò qui per farti un danno assurdo. Bene. Ok, aia. Perfetto. Allora, per adesso mettiamo un altro invece scoiattolo qui e andiamo a mettere l'ermellino al posto dello scoiattolo. Perfetto. Cosa d'accordo. Attacca. Perfetto. Aia. Ci stiamo facendo male, ragazzi. Topo da Soma costa 2. Ok, ermellino, scusami. Ti devo sacrificare un'altra volta. Oh, per... scusami, ermellino. Posso tagliare la carta sua volendo, ma non ancora. Andiamo in attacco. Bene. Perfetto. Ora mettiamo uno in difesa. Mi arrendo. Perché ti arrendi? Puoi accettare la mia resa. O puoi terminare questa partita lentamente. Accettare la tua resa? Siamo sicuri? Non è una fregatura? Pare che ti sto per battere. Vabbè, l'accetto. È un tipo leale. Va bene. Potevo magari ottenere di più. Però si è arreso, dai. Sono morale. Una trappola? Lungo la strada sei stato fermato da un cacciatore che voleva sbarazzarsi delle proprie pelli. C'era qualcosa di inspiegabile nel suo aspetto. Ma sei stato presto distratto dalla sua merce. Ancora? Vuoi dare un'occhiata alle mie pelli? Ok. Pelle di coniglio. Prendi una pelle in omaggio. Grazie. Visto che qualità... Mi tocca prendere 2 pelli di coniglio. Mi spiace. Te ne vai di già? Ti prego, considera le mie pelli. Va bene, ti ho detto. Avere bisogno di più denti. Ho già preso. Li ho presi, grazie per il tuo tempo. L'uomo ti ha garantito che le pelli sono di valore. Sembrano inutili in combattimento. Però ho accennato che la commerciante più avanti sul sentiero ti avrebbe ricompensato per le pelli. Tutte femmine qua. Beato tra le commercianti. Ora sapete cosa voglio fare? Va bene, dai, andiamo nel luogo del potere. Dobbiamo sacrificare una carta per ottenere un potere. Mi dispiace. Allora, lo scarafaggio ha un ottimo potere. Però abbiamo tutte carte con poteri qua. Vorrei dare questo potere a Gabby. Il potere dello scarafaggio lo voglio dare a Gabby. Ok? Facciamo così? Vado io. Ah, è vero, tu Ermellino non ce l'hai il potere. Torna di nuovo te, che sei bravo. E che hai le idee chiare. Va bene. Sì, d'accordo. Non so, vuole sempre l'ermellino sto potere. Per qualche strana ragione. Però diamoglielo a lui. Andiamo avanti ora. Questo cos'è? Wow. No, di nuovo una partita totem.
Vabbè, ci vediamo quando l'ho completata. Hai mandato una sbirciata a quel regolamento? Sì, sai, quello lì. Lo leggi? Se ti dimentichi un sigillo, hai presente i sigilli sulla carta? Sì, i sigilli. Ok, lo farò. Dopo sto turno ci andiamo. Vai, Armellino. Tienimi in vita. Ci provo. Metto una pelle di coniglio qua? Va bene. Prendono danno. Ok. Ti tengo in vita. Ora vai e fai il tuo lavoro. Bene. Lupacchiotto. Aia. Spaccagli sedere. Ok. Sì. Battuto. E questo cos'è? Questo che cavolo è? Ti sei imbattuto in un piccolo avamposto del bosco, gestito da una donna misteriosa. Era la commerciante di cui ha parlato il vecchio cacciatore. Aveva un aspetto inquietante, ma sei stato tranquillizzato dalle sue offerte. Mamma mia. Ti dispiace se esamino quelle tue pelli? E cambio pure voce. Cominciamo con le pelli di lepre, ecco cosa possiamo offrire. Posso barattarle tutte, prendi il tuo tempo. Ok. Questo quanto costa? 3? Degno sacrificio. Quando questa viene sacrificata, una carta che possiede questo sigillo vale 3 di sangue invece di 1. Oh, c'è una... c'è questo castoro che ha un potere speciale che crea dighe. E quindi crea spazi adiacenti di nuove carte. Interessante. Ok, prendo la carta castoro, grazie. E prenderei anche il grizzly, che è fortissimo. Però costa 3 di sacrificio, quindi non lo voglio ora. Prenderei la capra. A posto. Queste pelli sono assolutamente eccellenti, ti ringrazio. La capretta sacrificale. La capretta sacrificale. Che facciamo? Andiamo a prendere altri oggetti. Così ci becchiamo una carta bonus e questa volta torniamo alla boss fight. Il tuo zaino era pieno. Ma si è avvicinato un piccolo animaletto. Grazie. E mi darà un'altra carta di ratti. Un topo da soma. Sempre utile. Sempre buono. Ora di nuovo la boss fight. Questa volta non perderò. Ok. Perché mi hai spento una carta? Le mie battaglie contro i boss sono prove per assaggiare le tue capacità con una posta di gioco alta. Con una fiamma potrai superarle oppure morire. Non temere, ti lascerò ottenere il fumo. Grazie. Il fumo cos'è? Cioè cos'è il fumo? Il fumo della fiaccola. L'incessante sferragliamento riverberava le tue orecchie. E senti, era stato bloccato una figura grottesca. Di nuovo il pazzo. Il prospettore! Il prospettore! Il prospettore come boss, di nuovo. Ok, devo ricordarmi di fare una cosa. Ermellino. Ok, la capretta nera vale un sacco di sacrifici. Dovrebbe valerne 3. Ma per adesso giochiamoci lo scoiattolo. Qua cos'ha? Un coyote. È il coso da soma. Quindi mettiamo lo scoiattolo qua. E mettiamo anche del fumo. Niente fumo, niente arrosto. Mettiamolo qua il fumo. Ok. Il fumo non vale niente, eh? Ora mettiamo lo scoiattolo. Bene. Sei sicuro? Sì, sono sicuro. Non fare domande. Ora, il fumo può essere sacrificato. Ora mettiamo la capretta nera qui al posto del fumo. No. Perché? Ok. Perfetto. E il castoro crea le dighe. Ma per adesso va bene così. Attacchiamo. Ok. Aia. Basta. Scusami. Peschiamo un'altra carta. Opossum. Perfetto. Tanto torna in vita l'ermellino. Quando muore, eh? Quando muore una carta e possiede questo sigillo, muore una sua coppia e si aggiunge alla tua mano di carte. Ottimo. Quindi va bene. Attacca. Perfetto. Ah, no, scusami ermellino. Tornerà in vita, dai. Facciamo così. Mettiamo di nuovo lo scoiattolo e ermellino torna in pista. Non si preoccupa, brutta giocata. Non è una brutta giocata. Stai buono. Che stiamo spaccando il sedere. Vai. Oh no. Castoro. Schiamo un'altra carta. Rana toro. Allora mettiamo il castoro qui. Ok. E la rana toro la mettiamo al posto dell'opossum. Ok. Vai. Attacchiamo. Ti ho battuto! Ti si è spenta la candela! Spero non credessi sarebbe stato così facile! Come? Ma tu, non è giusto! C'è dell'oro in quelle carte! Maledetto! Ah! Ladro infame! Mi ha messo...
Dell'oro, colpito dell'oro! Sei un maledetto! Ok, mi ha ucciso tutto. A questo punto che facciamo? Devo mettere per forza uno scoiattolo. Vai qua, scoiattolino. E tu? Dai, vai, Ermellino. Spaccagli il sederino. Spaccagli il sederino, Ermellino! Bravo! Attacca! Maledetto! Ok. Mettiamo un altro scoiattolo. E giochiamocela così per adesso. Vai! Perfetto. Un'altra vipera, aia. E datemi una carta decente. Per adesso va bene così, dai. Per adesso va bene così. Ora... Oh no, ho messo il mulo davanti. Maledetto mulo. Se lo spacco comunque otterrò qualcosa. Oh cavolo. Mettiamo di nuovo lo scoiattolo. E attacchiamo nuovamente. Oh no. Dammi una carta buona. Maledetto, non il lupo. Prima o poi gli ucciderò il mulo da soma. Due carte. Scusami, Ermellino. Ma devo mettere il lupo. E gli spacca il sedere. Ok. Ok, ok, ce la possiamo fare. Ce la possiamo fare. Ora gli spacco in due. Gli sbatterò il mulo. Perfetto. Mettiamo di nuovo lo scoiattolo. Battuto. Ormai battuto. Sì. Oh oh. Oh. Arato, permetti di accendere ancora una volta le tue candele. Non è il momento di ucciderti per adesso. Grazie. Oh, che boss fight assurda. È da diverso tempo che qualcuno non sconfiggeva il boss. Come ricompensa ti è concessa l'opportunità di scegliere una carta rara. Scegli con attenzione. Wow. Una carta rara? Quella tutta a destra, dai. Strana larva. Una specie essenzialmente noiosa. Un Ouroboro, il serpente eterno, la morte la rafforza per sempre. Il prudente topo da soma, il topo da soma ne ho già un bel po'. Beh, la strana larva è interessante. Dopo un turno, si evolve, una carta che si evolve, un Digimon. Prendo quella. Vabbè ragazzi, sono riuscito a vincere. Hai proseguito con il suono del piccone del prospettore che ancora ribombava nelle tue orecchie. E vado in una nuova zona! Nuova mappa! L'odore rancido di putrefazione e muffa ha impregnato l'aria umida. A ogni passo in avanti hai sentito rumori di creature che strisciavano e scivolavano nei paraggi. Ti sei incamminato con cautela nelle paludi. Aspetta un secondo, adesso io voglio controllare una cosa però. Vorrei controllare le mie carte, c'era un codice. C'era il codice che era 2... Qual era il codice della carta Gabby? C'era il codice della carta Gabby. Dov'è il mio mazzo? Possiamo controllarlo? Vediamo. Sì. Fammi vedere. Fammi vedere. 273. 273. Ricordiamocelo. L'intoccabile alveare. Quando viene attaccato peschi un'ape. Un corvo che sta per nascere. Incubazione lo rende meno subdolo. Però non voglio troppe carte incubazione. La tartaruga. La tartaruga è buona in difesa. Un'altra tartaruga mi farebbe comodo. Prendo la tartaruga. Servono carte in difesa. Ok, andrei al falò per potenziare qualche carta a questo punto. Ma prima 274 era il codice, vero? 7-4. No? Qua era 2... Sì! 273 era! Una carta! Cimice! Oh, ciao! Non sapevo con certezza se sarei mai sfuggita da quella cripta di ferro. C'è... c'è l'ermellino nei dintorni? Il lupo barchito? Questa follia deve finire! Mettila via. Ok, prendo anche la chiave. C'è una chiave, quindi posso andarmene. Posso andare... La metto qui la chiave. Che succede? Scusa. Oh, cos'è sta roba? 4 su 5. 5 su 5. Un'altra carta, lucertola. Mi ero dimenticato di averla messo lì. Bene, puoi aggiungere al tuo mazzo. Ogni tanto te ne darò una. Grazie. Qua non so, qua non ce la faccio ancora. Interessante, vabbè. Va bene. Andiamo allora al falò un attimo e potenziamoci. Sto gioco è una droga. La luce calda di un falò. Vista gradita, accoglienza, salute. Devo prendere salute. Scegli qualcos'altro. Non te? Va bene. Uno che ne ha più bisogno. Tipo la strana lucertola sarebbe interessante. Secondo me la strana lucertola, vai. Diamogli questa salute in più.
I sopravvissuti avevano ragione riguardo alle fiamme. Hanno potenziato il valore della salute. Ti sei allontanato con la strana larva. Dai, ultima partita. Finiamolo in bellezza. E poi c'è una strana caverna, però va bene. Di nuovo tu? Il nostro amico mi ha liberata. Beh, ha spiegato come fare. Hai un piano? Abbiamo un altro amico qui. Stai scherzando? Non lo definirei un amico. Ma suppongo che siamo nei guai stavolta. Quindi vogliono essere i miei amici? Ma che trollata. Vabbè, tu non puoi andare, tu non puoi andare. Lo scoiattolo sì, però. Allora, mettiamo lo scoiattolo qua. Lui cosa? Due api, maledetta. Ok, vabbè. La cimice no, l'ermellino, mettiamo l'ermellino. La cimice non può ancora andare. Attacchiamo. Bene, a posto. Aia, smettila. Ah, di nuovo in gioco. Che bello, vero? Ora mettiamo il lupo qui. Bene, e l'ermellino no. Vai, posto. Ho dimenticato di accennare il danno in eccesso. Il danno in eccesso non viene sprecato. Viene trasferito nella carta che si trova dietro, la carcassa straziata della vittima. Buon per te. Oh, non lo sapevo sta roba. Aia. Vabbè, comunque mettiamo l'ermellino qui. Sei sicuro? Sì, sono sicuro. Vai, spacca il sedere. A posto. Ora preschiamo un'altra carta, la tartaruga. Me la tengo per adesso. Attacchiamo di nuovo. Bene. Yes, yes, yes. E ora c'è la caverna. La caverna, cos'è sta caverna? Sei arrivato all'ingresso di una caverna, nera come la pece. All'interno era nascosta una strana bestia. Ha detto: supera una delle mie prove, sarò tua, con voce rauca. Ah, supera una delle mie prove, sempre la stessa. Verranno pescate tre creature dal tuo mazzo, decideranno loro il tuo successo o il fallimento. Cosa? Ha parlato di nuovo, ma prima sceglierai una prova. Cos'è sta roba? La prova di potenza. Per superare la prova, tre carte pescate devono avere almeno 4 di potenza dell'attacco in totale. Ok. La prova di saggezza. Per superare la prova, le tre carte pescate devono avere almeno 3 sigilli in totale. No. La prova delle ossa. Per superare la prova, delle tre carte pescate devono costare almeno 5 ossa in totale. Oh, cavolo. In teoria quella delle ossa non è male. Ma anche quella... forse quella più sicura è quella di potenza. Vai, quella di potenza. Andiamo. Che la prova di potenza abbia inizio. Oh, cavolo. Oh, sì. 0 da strana larva, 3 da lupo, 1 da ranatoro. Hai superato la prova! Meno male. La bestia è uscita allo scoperto. Era? Prendiamo la carta in mezzo. Il cerbiatto! Ah, posso scegliere. L'uovo di quello che si sposta. Il cerbiatto che si evolve e poi torna in vita. Serpente a sonagli. Serpente a sonagli mi piace. Che ha 6 di ossa, però. Vabbè, dai, lo prendo. Le ossa sono interessanti. Serpente a sonagli. Spirito con uno spirito infestante. Ora fa parte del tuo serraglio. Bene. Qui voglio andare avanti. Voglio vedere cosa c'è. Carta. Oh, hai trovato delle pietre dall'aspetto familiare, ma avevano qualcosa di strano. Hai intuito che il destino della creatura selezionata non sarebbe stato piacevole. Oh oh. Devo sacrificarla tipo alle tenebre? Smettila. Fai ciò che devi. No, non lo farò a voi, tranquillo. Lo facciamo al topo da Soma, che ne ho tanti. Topo da Soma, scusami. Addio! Hai fatto a pezzi il topo da Soma senza pietà! Tuttavia il signore delle ossa è rimasto soddisfatto del tuo sacrificio. E mi ha dato una carta osso? Un dono minore del signore delle ossa. Inizia ogni battaglia con un osso extra. Ah, perfetto! Tolte di dosso le viscere della povera creatura topo da Soma, sei ripartito. Oh no, oh, mi sento male! Sono cattivo! Tra un po' arriverà un altro boss. Però il nostro deck si sta ampliando. Strabello! Vabbè, per adesso mi fermo qua. Per adesso mi fermo qua, eh? Screanzato! Screanzato, ora ti picchierei! Ti picchio! Ti picchio! Prima o poi ti picchierò! Ok? Vabbè. Dai! Ad ogni modo... guarda il signore delle ossa. Prima o poi dobbiamo trovare il modo per uscire. C'è il modo per battere questo gioco. Che dite? Lo continuiamo? Fatemi sapere cosa ne pensate. Sicuramente ci saranno nuove cose. 273, vedi? Il codice era qui. Ci saranno nuove cose. Nuove cose per vincere il gioco. Dai, vedrete. Sono sicuro che ce la faremo. Sono sicuro di sì.
Beh ragazzi, per questo episodio era tutto. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Noi ci vediamo al prossimo fantastico video. Ciao ragazzi.